Ad aprile 2007, con programmi come Iride e Rebus, Odeon si è posta l'obiettivo di qualificarsi come TV generalista d'approfondimento. Rebus, questioni di conoscenza, è un programma per capire e conoscere, curato e condotto da Maurizio De Collans. Siamo sull'isola di Roatán, in Honduras. Scienza e misteri, con lo scopo di porsi domande per il piacere di andare a caccia delle possibili risposte, qualunque esse siano. Vi aspetto a Rebus Questioni di Conoscenza. Iride, il colore dei fatti. Reportage giornalistici. In queste immagini l'arresto del bresciano Luigi Maifredi. Testimonianze dirette. L'adolescenza di mio figlio è stata completamente rovinata. La vicenda processuale è tuttora in corso. Interviste esclusive per approfondire temi di attualità e di costume nazionale e internazionale. Quando si fa una rivoluzione bisogna vedere in quale contenitore si fa. Io in un certo senso credo in un'altra forma di vita. Iride, il colore dei fatti. Solo un anno fa, a settembre 2007, Odeon aggiunge un tassello al suo percorso di crescita, associando alla qualità dei programmi la nuova realtà di TV multipiattaforma. 24 ore al giorno di programmazione sul canale 827 di Sky e sul satellite Hotbird, di cui 6 ore in chiaro sulle 14 emittenti che danno vita al circuito. 14 redazioni locali che garantiscono una completezza di informazione per la cronaca e lo sport, con una presenza capillare sul territorio nazionale che da 20 anni fa di Odeon storicamente la prima syndication italiana. Con l'inizio dell'anno 2008, la qualità dell'offerta si rafforza e con programmi come Paddock, Schiamazzi, Pensieri e Bamba. Se solo sapessi, e in tempo reale, Odeon conferma la propria identità di rete. Paddock, Uomini e Corse, è il settimanale di approfondimento motoristico delle due e delle quattro ruote, che porta sugli schermi le emozioni della pista. Allora, Felipe, ti lascio nelle mani di Ezio Zermiani, che ha qualche domanda da fare. Ciao, vi aspetto a Paddock, Uomini e Corse. Sembro l'annunciatrice della Rai. Salve, alle 21:30. Pensieri e Bamba, un programma curato da Roberto Vallini, durante il quale il giornalista incontra il direttore editoriale del quotidiano Libero, Vittorio Feltri, per discutere e commentare insieme avvenimenti politici, di cronaca, sport e attualità trattati dalla stampa. Schiamazzi, confessioni ad alta voce, il talk show condotto da Don Antonio Mazzi. Buonasera a tutti e sono ancora qui a schiamazzare, o meglio il titolo esatto è Schiamazzi. Oggi la televisione è fatta di persone che diventano popolari, perché la televisione è una scatola magica. Sono molto più felice adesso, non ho un programma, ma chi se ne frega, Don Mazzi. Vengo qua a trovarte, te mi inviti e il programma ce lo facciamo noi. E se vedremo, Maria. Grazie, Maria Don Mazzi. Vergine, no? Si dice che si nasce da soli e si muore da soli. Ma se poi durante la vita facciamo di tutto per stare da soli, siamo proprio scemi. Se solo sapessi, rivelazioni, confidenze, complicità. Il tema di questa sera è particolarmente delicato. I bambini sono a letto, sicuramente, vero? Mi confermate tutto? Va bene, ok. Se solo sapessi. Intime rivelazioni. Il programma di Odeon dedicato al sesso, all'amore, alla passione e al rapporto di coppia. A prescindere da tutto, il bello del punto G, come io ho sempre detto, è cercarlo. Con l'obiettivo di esplorare l'universo sessuale dosando professionalità e malizia. La legge vieta di fare sesso con le mucche. In fondo la gente non vuole il sesso, vuole soprattutto poterlo raccontare. Buonanotte e se solo sapessi. I like it. Ben ritrovati in studio con In Tempo Reale.
in tempo reale. L'Italia si racconta. Lo spazio che Odeon dedica all'informazione e all'approfondimento. Ogni giorno vi proponiamo un tema così che voi possiate telefonare al numero che vedete in sovrimpressione e lasciare la vostra opinione. Con una finestra aperta sulle ultime notizie, con una proposta di temi attuali e arricchiti dalla presenza di ospiti in studio e delle telefonate degli spettatori da casa. Ciao! Sono Cagliottina! Settembre 2008 nasce la TV, la Television Webcasting. Per la prima volta internet e televisione davvero insieme. I membri della community producono contenuti insieme al broadcaster. E il telespettatore non è più fruitore passivo, ma utente attivo. Odeon, la TV che t'accende. La stagione 2008-2009 si arricchisce di nuovi personaggi e di nuovi contenuti. Benvenuta a Odeon, a Irene Pivetti. Grazie, siete belli voi, bella la rete, una cosa meravigliosa. Coco Comici, c'è posto per me? Il programma che fa un salto nel mondo della comicità. Non solo una kermesse di comici e cabarettisti, ma anche performance musicali e tutta l'ironia di una sketch comedy. Pausa pranzo. Oggi, sushi! Basta un poco di zucchero. Il buongiorno di Odeon. Non c'è più il regalo che le faccio io, signor Mentana. Non sono Mentana. Non la... Un salotto esclusivo per ospitare donne capaci di generare opinione. Ci sono state leggi devastanti dove hanno arricchito i politici ma non la comunità del territorio. Uno sguardo tutto al femminile per approfondire temi sociali ed attualità. I rapporti di qualunque genere, da quello lavorativo a quello affettivo, sono rapporti deboli, fragili, sono rapporti quasi consumistici. L'appuntamento in rosa con la cultura, la cronaca e la politica. Il Club delle Prime Donne. Odeon, la forza di un glorioso passato, la conferma di un vivace presente, sempre più verso un ambizioso domani.